Le piante che si originano da seme richiedono circa 10 anni prima di iniziare a entrare in produzione. Infatti, molti preferiscono a volte mettere piante autoradicate perché generalmente producono un po' prima rispetto alle piante che provvedono radicate innestate. Le fasi delle piante d'oliva hanno, anche le piante d'oliva hanno una fase giovanile, una fase di maturità e una fase di invecchiamento. Perché è importante sapere questo? Perché a seconda della fase in cui si trovano le piante, sono diversi gli interventi di potatura. Allora, mentre nella fase giovanile la potatura deve essere molto leggera per fare in modo, far entrare le piante quanto più presto in produzione, nelle fasi di piena fruttificazione o espansione della chioma, quando la pianta è in maturità, quindi quando la pianta ha raggiunto 12-13 anni, gli interventi devono essere rivolti a tenere le piante in equilibrio. Praticamente durante questo periodo, se noi durante questa fase di piena fruttificazione, se le piante le potiamo tutti gli anni, o abbiamo delle strutture a vaso, diciamo, e quindi possiamo anche intervenire ogni 2 anni. Quando interveniamo sulle piante, non dobbiamo far cadere come materiale verde più del 20-25%. In questo modo noi terremo le piante in equilibrio e le piante produrranno tutti gli anni. Mentre nelle fasi in cui le piante sono invecchiate, a quel punto dovremmo avere degli interventi di potatura molto più intensi, perché abbiamo poche gemme e su quelle gemme dobbiamo indirizzare tutta l'energia vitale della pianta per farle allungare e quindi far sì che poi queste gemme siano in grado di produrre quando hanno raggiunto la lunghezza di 20-25 cm quell'anno. Se lei vuole dire qualcosa a tal proposito. Della potatura di riforma. Vedremo come effettivamente le piante, soprattutto piante secolari, devono essere gestite attraverso appunto una potatura graduale. Sconsigliamo sempre di effettuare dei tagli tutti d'un colpo, come spesso vediamo fare purtroppo in diversi areali, delle piante che praticamente non vengono potate da 4, 5 o più anni. All'improvviso vengono completamente capitozzate, cioè private di tutte le strutture portanti della chioma e ridotte semplicemente ad un tronco completamente monco. Questo tipo di potatura, vedremo, ha delle forti ripercussioni a livello dell'apparato radicale e non è sicuramente la soluzione da adottare quando ci si prefigge di abbassare la pianta e quindi ricreare una chioma più vigorosa e produttiva ad un livello, diciamo, di altezza accettabile per la raccolta. Qual è il decalogo del buon potatore? Il potatore si diventa con l'esperienza. Il potatore deve essere soprattutto, deve vedere, saper leggere il futuro della vita della pianta, i bisogni, le necessità, i pregi e i difetti. Avere genialità, accontentarla nel risolvere i bisogni. Saper mediare tra necessità della pianta e del produttore. Avere amore, pazienza e capacità di ascolto e umiltà. L'umiltà del potatore deve essere una caratteristica molto importante. La cultura deve essere adeguata all'età della pianta, al suo stato nutrizionale. Bisogna procedere sempre dall'alto verso il basso, iniziare a fare subito, aprirsi la cosiddetta porta, prima i grossi tagli, ma naturalmente uno deve sapere che cosa taglia, poi prima dei piccoli. La potatura deve cercare sempre di essere più semplice e più rapida possibile. Il costo, tener conto sempre del costo e della rapidità perché è importante più dell'estetica. Rinviare all'anno successivo i tagli che si possono rinviare perché molti problemi, non abbiamo notato, nati nel settore della potatura dell'olivo negli ultimi decenni sono dovuti all'utilizzo delle motoseghe perché a un certo punto i potatori. Alcune volte vengono prese, ma oppure anche gli hobbisti vengono presi dalla frenesia della motosega, iniziano a tagliare e alla fine
rimane poco o nulla di quelle piante. Quindi rinviare quello all'anno successivo, quello che si può rinviare, gestire la chioma secondo criteri della potatura di produzione minima, cioè pochi interventi, pochi tagli, rapidi, e andare avanti. Punto. È chiaro? Poi se uno vuole fare un lavoro di cesellatura, lo può fare a livello hobbistico, quando si hanno le 20, le 30, le 40 piante, ma se ci sono centinaia e centinaia di piante, bisogna andare avanti, perché poi bisogna fare anche reddito, anzi bisogna fare soprattutto reddito. Sapete, vuol dire qualcosa per proposito. Tenendo sempre in considerazione il fatto che più tagliamo, più squilibriamo la pianta. Quel famoso rapporto di cui parlavamo all'inizio, il rapporto chioma-radici, non deve mai essere dimenticato. Noi dobbiamo sempre intervenire nel rispetto di quel rapporto. Nel momento in cui priveremo la pianta di una quantità eccessiva di chioma, la pianta risponderà immediatamente ricostruendo quella parte di chioma che è stata spostata. Quindi investirà le proprie risorse energetiche anziché per fare frutto, per ripristinare quello che gli è stato asportato. Noi dobbiamo quindi cercare di massimizzare la quantità di rami fruttiferi e di minimizzare quella di legno, non dimenticandoci mai di rispettare questo famoso rapporto chioma-radice.